Gentili ospiti, la cerimonia ha inizio. Accogliamo il corteo accademico e salutiamo i direttori di dipartimento dell'Università Ca' Foscari Venezia. Giuseppe Barbieri. Luis Fernando Beneduzzi. Monica Biglio. Marco Ceresa. Giovannella Cresci. Antonio Marcomini, Pietro Riello, Gaetano Zilio Grandi. I prorettori dell'Università Ca' Foscari Venezia, Antonella Basso, Flavio Gregori, Ricciarda Ricorda, Marco Sgarbi, Andrea Torsello. La prorettrice vicaria dell'Università Ca' Foscari Venezia, Tiziana Lippiello. Professoressa Marina Pizzi, in rappresentanza del magnifico rettore dell'Università degli Studi di Brescia. Il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Verona, Nicola Sartor. Professor Eugenio Comuzzi, in rappresentanza del magnifico rettore dell'Università degli Studi di Udine. Professor Enrico Zaninotto, in rappresentanza del magnifico rettore dell'Università degli Studi di Trento. Il magnifico rettore dell'Università IUAV di Venezia, Alberto Ferlenga. Professoressa Francesca Krasna, in rappresentanza del magnifico rettore dell'Università degli Studi di Trieste. Professoressa Francesca Malagnini, in rappresentanza del magnifico rettore dell'Università per Stranieri di Perugia. Professor Marco Milanese, in rappresentanza del magnifico rettore dell'Università degli Studi di Sassari. Professor Bruno Botta, in rappresentanza del magnifico rettore de La Sapienza, Università di Roma. Professor Antonio Parbonetti, in rappresentanza del magnifico rettore dell'Università degli Studi di Padova. Professoressa Alessandra Locatelli, in rappresentanza del magnifico rettore Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Il magnifico rettore dell'Università Ca' Foscari Venezia, Michele Bugliesi. Invitiamo il magnifico rettore Michele Bugliesi ad avvicinarsi al leggio. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti. Benvenuti all'inaugurazione dell'anno accademico 2018-19 dell'Università Ca' Foscari, Venezia. Anche quest'anno abbiamo scelto uno dei luoghi simbolo della cultura della città
per celebrare questa occasione, per segnare ancora una volta il senso di appartenenza che la nostra università ha alla sua, verso la sua città, verso Venezia. E quindi saluto e ringrazio prima di tutti i nostri ospiti. Il presidente del Teatro Stabile del Veneto, Gian Piero Beltotto, e il direttore del Teatro Goldoni, Massimo Ungaro. Saluto i rappresentanti delle istituzioni, le autorità civili e militari, saluto i magnifici rettori e i loro delegati, delegate delle università presenti. Saluto le studentesse, gli studenti, le colleghe, i colleghi e tutti voi che siete presenti in aula. L'inaugurazione dell'anno accademico è naturalmente l'occasione per fare un bilancio, dell'anno appena trascorso, e per rendere conto, coerentemente con il ruolo che abbiamo di istituzione pubblica, delle azioni che abbiamo posto in essere e dei nostri risultati. Ed è anche l'occasione per ringraziare chi contribuisce a quei risultati. E dunque inizio dai ringraziamenti. Grazie dunque a tutte le persone che animano Ca' Foscari e che di Ca' Foscari sono il patrimonio insostituibile. Al personale tecnico amministrativo Eccel, che è il motore della nostra istituzione, ai docenti che sono l'università, agli studenti che hanno scelto di studiare a Ca' Foscari e alle loro famiglie che ci affidano il futuro dei loro figli. Grazie ai componenti degli organi di governo, il Consiglio di Amministrazione, il Senato, ai direttori dei dipartimenti, tutti partecipano con entusiasmo alla definizione delle politiche di Ateneo. E grazie al direttore generale e ai dirigenti che danno esecutività a quelle politiche. Grazie anche a tutte le istituzioni pubbliche e private con cui Ca' Foscari collabora attivamente da tempo e in modo proficuo. Grazie a chi ci sostiene, grazie agli alunni, alle aziende, alle fondazioni, alle associazioni e ai privati cittadini che offrono il loro contributo sempre prezioso per sostenere lo studio, la formazione e la ricerca. E passo al resoconto di quanto è successo nell'anno passato. È stato un anno particolarmente significativo per Ca' Foscari, in cui abbiamo celebrato l'anniversario dei 150 anni di vita dell'Ateneo. Il bilancio delle celebrazioni è davvero significativo. Abbiamo posto in essere un programma di progetti e di eventi che ha visto la presenza di oltre 65.000 partecipanti. E cito solo alcuni degli eventi e dei progetti per ricordarli tutti. A partire dall'inaugurazione dell'anno accademico dello scorso anno al Teatro La Fenice, alla presenza del Presidente della Repubblica, alla Scuola dei Premi Nobel, che ha visto 7 premi Nobel in cattedra a Ca' Foscari per una settimana ciascuno, il progetto delle sedi nel mondo, le iniziative culturali, le mostre, il teatro, i festival internazionali, lo sport, i convegni scientifici, i progetti editoriali di ricerca, e non ultima la valorizzazione delle sedi di Ca' Foscari, tra cui la ricostruzione virtuale dei teleri di Cadolfin e il restauro del Sacrario della Niobe. Tante iniziative che hanno interessato tutte le strutture dell'Ateneo e contribuito a dare grande rilievo al nome di Ca' Foscari in città, in Italia e nel mondo. Gli studenti. Le immatricolazioni del nuovo anno accademico hanno confermato un andamento in crescita che ormai si è consolidato negli anni. Ca' Foscari oggi ha 22.000 studenti e più. Rispetto ai 6.543 nuovi iscritti nel 2016, negli ultimi 2 anni si sono immatricolati presso i nostri corsi rispettivamente 7.119 e 7.235 nuovi studenti, con un incremento di oltre 9 punti percentuali nel triennio. Un terzo di questi studenti sono studenti di laurea magistrale, dei quali il 39% proviene da fuori regione. Nell'anno passato si è confermata anche la crescita degli studenti internazionali, con l'immatricolazione di 371 studenti con diploma straniero, pari a un incremento del 20% rispetto allo scorso anno, all'anno precedente, e al 100% rispetto al 2016. A questi si sommano gli studenti di mobilità in ingresso, per un totale di più di 950 studenti internazionali presenti in Ateneo. A questa comunità ampia e diversa nella sua composizione riserviamo un'attenzione crescente e finanziamenti crescenti di anno in anno per il diritto allo studio, per le strutture, i servizi e per la mobilità internazionale. Negli ultimi 2 anni abbiamo stanziato sul bilancio di Ateneo quasi 4 milioni e mezzo
per finanziare un totale di 1.460 borse di studio, che si sommano alle 4.515 che sono sostenute dai fondi regionali per lo stesso periodo, il biennio. Nel 2018, 1.239 dei nostri studenti hanno ricevuto una borsa per studiare all'estero presso una delle 717 università partner in 67 paesi nel mondo. Nello stesso anno, il Career Service di Ateneo ha offerto a laureandi e laureati l'accesso a 3.293 tirocini in Italia e 675 all'estero. Sono risultati importanti e sono risultati che vogliamo confermare e rimane fermo il nostro impegno per proseguire con questi interventi e rafforzarli ulteriormente. La formazione, l'offerta formativa. Con il nuovo anno accademico si è consolidata la trasformazione della nostra offerta formativa. Oltre agli insegnamenti nelle discipline tradizionali, quelle della nostra storia, l'economia, le lingue, le lettere, le scienze, abbiamo oggi costruito un programma che propone percorsi interdisciplinari che affrontano alcuni dei temi cruciali del presente e del futuro: la globalizzazione, le migrazioni, le trasformazioni sociali, i cambiamenti del clima, le trasformazioni tecnologiche. Oggi Ca' Foscari offre 47 corsi di studio, 12 dei quali sono erogati in italiano e in inglese e 7 sono esclusivamente in inglese. 29 offrono un diploma congiunto o doppio con le università internazionali nostre partner. Ai corsi di laurea e di laurea magistrale si aggiungono i 31 corsi di master universitario gestiti dalla Challenge School di Ateneo. Una parte integrante e importante della nostra offerta formativa sono i programmi svolti in collaborazione con le istituzioni locali. Tra questi ricordo il partenariato con la Marina Militare sui temi inerenti agli studi strategici e la sicurezza internazionale e il progetto Study in Venice, patrocinato dal Comune di Venezia, per lo sviluppo di una piattaforma formativa condivisa tra le università, UAF e gli istituti di alta formazione artistica e musicale di Venezia, il Conservatorio e l'Accademia. Anche i progetti di didattica innovativa hanno acquisito un ruolo sempre più importante. I percorsi a tema, i minor, li abbiamo introdotti lo scorso anno, per arricchire i piani di studio delle lauree triennali, sono stati scelti lo scorso anno, quindi all'anno dell'attivazione, da 960 degli immatricolati. Il Centro di Innovazione Didattica, che abbiamo costituito nei mesi passati e che sviluppa laboratori formativi con imprese e istituzioni, nel 2018 ha realizzato 5 laboratori che hanno coinvolto oltre 200 studenti. La programmazione didattica online oggi conta 41 insegnamenti, di cui 8 interamente online, gli altri blended, misti, e seguiti nel 2018 da oltre 4.500 studenti. E infine, ma non certo ultimo, l'attività del Centro Linguistico di Ateneo ha erogato 39.000 ore di esercitazioni per la formazione linguistica nei corsi di studio di Ateneo. A questo proposito, della formazione linguistica, mi piace ricordare che il 2018, l'anno dell'anniversario, è stato anche l'anno in cui abbiamo attivato l'insegnamento dell'amarico, la 41esima lingua di Ca' Foscari e la prima dell'Africa subsahariana. La ricerca. Non posso non ricordare che il 2018 si è avviato con il riconoscimento del finanziamento di eccellenza a 5 dei nostri 8 dipartimenti di Ateneo, premiati con oltre 35 milioni di euro complessivamente per i prossimi 5 anni. È un risultato splendido che riconosce la qualità della ricerca di Ateneo e rappresenta un'opportunità straordinaria di crescita ulteriore, che auspichiamo ovviamente. Nell'anno passato si è confermata anche la crescita delle entrate provenienti da bandi competitivi internazionali, con un totale di 10 milioni e 400 mila euro di finanziamenti acquisiti. Nell'ambito del programma Horizon 2020 sono più che raddoppiate dall'anno precedente le entrate da progetti collaborativi e più che triplicati i finanziamenti alla ricerca individuale, con 17 Marie Curie Individual Fellowships acquisite nel 2018. E di questa mattina il risultato dell'anno 2019, che ha riconosciuto a Ca' Foscari 19 nuove Individual Fellowships sul programma Marie Curie, confermando per Ca' Foscari il ruolo di prima istituzione in Italia su questa azione e sesta in Europa. Negli ultimi 4 anni abbiamo reclutato 59 fellows, è un dipartimento, e quindi è un risultato eccezionale. E a questi fellows si aggiungono i 9 docenti titolari di ERC Grants, l'ultimo dei quali abbiamo acquisito lo scorso settembre nel 2018. Sono, come dicevo, risultati significativi che confermano da un lato certamente la qualità e la bravura dei nostri ricercatori, dei nostri docenti, la originalità del loro pensiero, la capacità di sviluppare
programmi, progetti e di attrarre i talenti migliori da tutto il mondo, e premiano anche parimenti l'investimento che l'Ateneo ha fatto per il potenziamento delle strutture di supporto alla ricerca e alla progettazione, in particolare alla progettazione europea. A fronte di queste entrate crescenti, sono cresciuti anche i finanziamenti che l'Ateneo stanzia per la ricerca. Nel 2018 sono stati finanziati 8 progetti sul bando SPIN a supporto della ricerca individuale, Ca' Foscarina, 14 progetti di scavo archeologico e 15 progetti di primo insediamento affidati ai ricercatori che provengono da altri Atenei dall'estero e si insediano a Ca' Foscari. Tutto ciò si aggiunge alle dotazioni per i dipartimenti e ai fondi assegnati ai 15 corsi di dottorato. Complessivamente si tratta di un impegno superiore a 10 milioni di euro per il solo anno 2018. Abbiamo siglato una serie di accordi importanti di partenariato per la ricerca che hanno dato vita a iniziative di grande rilievo strategico. Tra questi cito il Centro per gli Studi sul Clima, con il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, che si innesta sulle attività che sono già ampie in Ateneo su questo tema. Il Centro di Tecnologie per i Beni Culturali, con l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Il Centro di Tecnologie per la Conservazione e il Restauro, con UAP, finanziato attraverso l'accordo di programma tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città di Venezia. La Coordinated Action Europea Time Machine, a cui Ca' Foscari partecipa come membro del Comitato Guida, e che è stata selezionata tra le 6 iniziative flagship del prossimo programma quadro europeo per la ricerca, Horizon Europe. Di grande rilievo sono anche le collaborazioni a cui abbiamo dato avvio con gli enti del territorio per progetti di ricerca e innovazione in settore di interesse strategico per il territorio. Tra questi ricordo l'accordo con la Corte d'Appello di Venezia per la costituzione di una banca dati per analisi degli orientamenti giurisprudenziali di primo e di secondo grado all'interno del distretto. Il Centro Studi sull'Economia e Management della Portualità, con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, dal Porto di Venezia. Il progetto con la Camera di Commercio Venezia Rovigo, per sostenere la trasformazione digitale delle piccole e medie imprese e l'adozione delle tecnologie di Industria 4.0. Nel 2018 si è anche concluso l'iter di costituzione dello Smart Competence Center, a cui Ca' Foscari partecipa con le nuove università del Triveneto, e 29 aziende private che hanno aderito al progetto. Ospiterà il centro direzionale al campus economico a San Giobbe e il laboratorio al parco scientifico Vega in collaborazione con l'Università UAV. Queste collaborazioni, il complesso di queste collaborazioni, dà il senso di un'incisività crescente del nostro Ateneo sul fronte del trasferimento tecnologico, a cui contribuisce l'azione dei dipartimenti, della Fondazione Ca' Foscari e degli spin-off di Ateneo. Tutti questi coordinati dall'unità di trasformazione di trasferimento tecnologico che abbiamo istituito esattamente per questo scopo e che nel corso dell'anno ha attivato accordi di partenariato per un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro. L'internazionalizzazione. Alla crescita della comunità degli studenti internazionali, di cui ho dato già conto, corrisponde una crescente apertura ai ricercatori e ai docenti internazionali. Nel 2018 abbiamo attivato 10 procedure di chiamata diretta dall'estero, il numero più elevato da sempre, e stanziato 360.000 euro per incentivare l'attrazione di visiting professors. Grazie al cofinanziamento dei dipartimenti, nel corso dell'anno appena concluso 119 docenti internazionali hanno speso a Ca' Foscari almeno un mese per svolgere attività di ricerca e attività didattica. Questi si sommano ai 117 tra docenti e collaboratori ed esperti linguistici stranieri che operano in Ateneo. Sono il 18% del totale. Essere un Ateneo inclusivo, così aperto e capace di attrarre una comunità di studenti e ricercatori dal mondo, è uno dei cardini della missione universitaria che abbiamo fatto nostra propria missione e ne abbiamo fatto anche uno degli obiettivi strategici nel piano 2016-2020, potenziando i servizi di accoglienza, creando incentivi per il reclutamento dall'estero e sviluppando segmenti della formazione per la comunità di studenti internazionali. Nel 2018 la School for International Education ha organizzato un programma specifico per questi studenti che include corsi sulla cultura e sull'arte italiana e corsi per l'apprendimento dell'italiano come seconda lingua. La scuola ha servito oltre 900 studenti nel 2018, inclusi 51 studenti del programma Marco Polo. Da ottobre 19 attiverà i programmi Foundation di preparazione degli studi universitari, anche questi rivolti agli studenti internazionali. Il Collegio del Merito, a sua volta, ha erogato anche quest'anno i 3 percorsi
interdisciplinari in Global Asian Studies, in Digital Humanities and Sustainability ai 51 collegiali. Un contributo fondamentale a questa azione di internazionalizzazione proviene dalla partecipazione ai bandi comunitari. Nel 2018 l'Ateneo ha acquisito 36 progetti Erasmus+, a valere sui programmi International Credit Mobility, Capacity Building and Strategic Partnerships. Per un risultato questo, che sia dal punto di vista dei progetti, sia dal punto di vista dell'ammontare dei fondi raccolti, ci colloca al primo posto in Italia su queste azioni. Non è meno significativo il programma di Cafoscari nel mondo, che abbiamo iniziato nel 2017 con la Proda a Suzhou in Cina, che è proseguito nel 2018 con l'attivazione della sede di Baku in Azerbaijan, grazie alla quale coordineremo le attività di studio e i rapporti di cooperazione con i paesi dell'Eurasia. Nel 2018 ci aspetta un ulteriore passo, apriremo un'ulteriore sede a Mosca, a cui ci legano rapporti importanti e storici sul fronte della storia dell'arte, dell'arte contemporanea, degli studi linguistici e culturali e dell'economia. E infine, con il recupero di Cabotacin, che abbiamo ormai completato, avremo presto una nuova sede che destineremo esplicitamente e esclusivamente alle partnership internazionali, con lo European Center for the Living Technologies, con l'International Center for the Humanities and Social Change, finanziato dalla omonima fondazione, Science Gallery Venice, la Tung Wan Foundation e i centri Confucio e Sejong, Confucio cinese e Sejong coreano. Un'ulteriore sede a tendere per nuovi progetti sarà Cacapello, una volta che avremo completato il reciproco scambio con UAV tra il Complesso delle Terese e San Sebastiano, uno scambio che contiamo di perfezionare a breve. La sostenibilità è uno dei cardini della nostra azione, statutari, e l'anno 2018 è stato importante per l'avvio di concrete politiche per il contenimento dei consumi energetici. Abbiamo approvato lo stanziamento per l'impianto di trigenerazione al campus scientifico e il progetto di campus sostenibile, che verrà sperimentato in prima istanza sempre al campus scientifico, è finalmente in fase di avvio, dopo che abbiamo completato la piattaforma elettronica per il monitoraggio degli impianti di energetici e per la raccolta differenziata. Sarà una sperimentazione che poi riprodurremo anche sulle altre sedi. Voglio anche ricordare a questo proposito l'attribuzione del premio per la progettazione dell'edificio Epsilon, conferito dalla Regione Veneto quale miglior progetto per la sostenibilità ambientale nel settore istruzione, e il nuovo livello di certificazione LEED, Silver, questa volta, acquisito per il Palazzo Ca' Foscari, sempre nel 2018. Sono esempi degli interventi sulle infrastrutture che sono altrettanto significativi. Nel 2018 abbiamo completato la fase degli interventi di riallestimento delle aule didattiche, per i quali avevamo stanziato 1 milione di euro, con un programma che si completerà la prossima estate, anche con le cabine per la traduzione simultanea per i corsi di interpretariato. Per la ricerca abbiamo stanziato finanziamenti per attrezzature scientifiche e di calcolo e per l'allestimento dei laboratori per oltre 1,5 milioni di euro lo scorso anno, e a cui si aggiungeranno i 3,5 milioni che residuano dallo stanziamento iniziale e che attiveremo nel 2019. Si è conclusa, sul lato edilizio, la prima fase della ristrutturazione del capannone ex bozzola, scusate il termine, San Giobbe, cioè il termine, l'addizione tecnica. È un capannone importante, uno spazio importante, che nel 2019 riallestiremo per allocare laboratori didattici e aule studio in un'area che ha una densità di studenti molto elevata. Entro agosto prenderanno l'avvio i lavori per la Tesa 4 a San Basilio, che abbiamo acquisito in concessione dal porto e che ospiterà Science Gallery Venice e nuove aule per la didattica per un totale complessivo di 1.200 nuovi posti. Altri interventi dell'anno hanno riguardato il campus di Treviso in collaborazione con Casamarca, la ristrutturazione della biblioteca di aromanistica e la bonifica del giardino di Cabembo, che verrà restituito finalmente agli studenti e alla città e che stiamo concludendo. In primavera sarà pronta. Il 2018 è stato anche l'anno di 2 acquisizioni, nuovi archivi in Corso del Popolo a Mestre e la Palazzina Briati, che abbiamo acquisito dalla Regione e sarà destinata all'attività del Centro Linguistico di Ateneo a Tendere. E infine, ma non ultime, le residenze studentesche. A fine estate sarà disponibile la residenza di Santa Marta, mentre procedono, secondo i piani, i lavori per la residenza di San Giobbe per l'anno prossimo e si avviano i lavori per la residenza di Via Torino, che abbiamo affidato all'impresa, dopo che abbiamo completato i lavori di bonifica dei terreni. Le azioni per il personale. Il 2018 ha attivato 87 nuove assunzioni di personale docente,
di cui 13 professori di prima e seconda fascia, 28 ricercatori di lettera B e 46 ricercatori di lettera A. A queste si aggiungono le chiamate dirette di cui dicevo prima. Nello stesso anno sono state completate 33 procedure per avanzamenti di carriera che si aggiungono alle 131 degli anni passati. Oggi Ca' Foscari ha in organico 567 docenti strutturati. Erano 488 all'inizio del mio mandato, sono 79 in più rispetto, quindi, 79 in più rispetto al 2016, con un incremento pari a 16 punti percentuali. Per il personale tecnico amministrativo abbiamo attuato la prima fase del piano delle stabilizzazioni, che ha interessato 18 dipendenti, e ha attivato procedure concorsuali per posizioni a tempo indeterminato, che hanno dato luogo a 10 nuovi ingressi e 9 tra passaggi di categoria attraverso concorso e passaggi a contratti a tempo indeterminato da posizioni che erano a contratto a tempo determinato. Rispetto all'anno scorso, al 2017, il personale a tempo indeterminato è cresciuto del 5%. Per i collaboratori e gli esperti linguistici sono state attivate 39 procedure di progressione economica e 10 procedure concorsuali a tempo determinato e indeterminato. Sempre per il personale, nel maggio scorso Ca' Foscari ha ottenuto il premio speciale dell'Associazione Italiana Direttori del Personale per il progetto Ca' Foscari Familiare, volto a favorire la conciliazione vita privata-vita lavorativa e per i progetti di innovazione dell'organizzazione del lavoro. È il riconoscimento di un impegno che porta con sé risultati significativi. Nel 2018 il 16% del personale di Ca' Foscari ha svolto oltre 55.000 ore di lavoro in telelavoro ed è una percentuale che è ineguagliata nell'ambito dell'amministrazione pubblica italiana. Abbiamo inoltre completato la definizione del piano per il lavoro smart, per il lavoro agile, la cui fase attuativa è iniziata il 1 gennaio con il coinvolgimento di 5 strutture e 32 persone, 32 dipendenti che hanno aderito volontariamente. È un progetto che si è avviato e prenderà corpo nel tempo. Ai programmi di formazione abbiamo dato una grande attenzione con 13.500 ore erogate e 25 borse di mobilità internazionale dirette allo staff per la formazione. E infine abbiamo completato un piano importante, la realizzazione del piano welfare di Ateneo, con la sottoscrizione del contratto per l'assistenza sanitaria integrativa e l'attivazione del conto welfare, la piattaforma di Ateneo di beni e servizi per i dipendenti e le loro famiglie, con un investimento complessivo per i 3 anni di 2 milioni di euro. L'accreditamento. Il 2018 è stato anche l'anno dell'accreditamento dell'Ateneo da parte di ANVUR. È stato un processo complesso, impegnativo, che ha richiesto l'impegno e lo sforzo organizzativo da parte di tutte le strutture dell'Ateneo. È stato però al tempo stesso un processo che ci ha insegnato molto e che ha portato con sé risultati importanti per come e per quanto ha contribuito a dare solidità e qualità all'organizzazione della formazione e della ricerca e anche, non secondo come importanza, ad accrescere la consapevolezza che questa qualità si può raggiungere solo grazie a una comunità coesa che collabora fattivamente nel dialogo organico tra strutture. È stata una fase impegnativa che ci ha insegnato molto. Non abbiamo ancora gli esiti di questa valutazione, ci sono stati promessi questa mattina per la settimana prossima, ma se da un lato confidiamo in un risultato che rispecchi il valore dell'Ateneo nel suo complesso, dall'altro certamente un primo risultato l'abbiamo già acquisito ed è molto importante ed è negli insegnamenti che il processo di accreditamento ci ha lasciato e che ci guideranno in futuro. Ora prendo spunto dall'accreditamento per alcune considerazioni sul contesto nazionale, con cui mi avvio a concludere. La valutazione del sistema universitario è oggetto in queste settimane di crescente attenzione da parte dei vertici del Ministero e del Governo. All'attuale impianto della valutazione e all'agenzia che ne gestisce le procedure vengono ascritte una serie di criticità. Un'eccessiva attenzione alla valutazione dei processi rispetto che dei prodotti, l'ipertrofia degli algoritmi nella misurazione della qualità, l'eccesso di misure prescrittive, la mancanza di flessibilità e di adeguato riconoscimento della diversità delle discipline e dei contesti territoriali in cui gli Atenei operano. A fronte di tale criticità, si auspica l'avvio di un nuovo corso in cui indirizzo politico e valutazione vengano ricondotti ad un unico centro decisionale, così da assicurare la necessaria flessibilità e la conseguente auspicata maggiore efficacia dell'intero sistema. Ora, nessuno nega, né io né nessuno dei docenti, nemmeno il consiglio direttivo dell'ANVUR, che ci siano aspetti nell'attuale sistema di valutazione
dalla VQR, dalla vituperata VQR per alcuni, alle stesse procedure di accreditamento che possono e debbano essere migliorati, semplificati, affinati nei parametri, resi più equilibrati nell'attenzione tra il processo e il prodotto, resi più flessibili nel lasciare spazio alla ricerca di base, alla ricerca blue sky rispetto alla ricerca applicata. Nessuno nega questo, ma sarebbe un errore grave dimenticare il ruolo che la valutazione e i conseguenti criteri di premialità hanno avuto nel miglioramento complessivo del sistema universitario negli ultimi anni. La valutazione nell'ultimo decennio è stato uno dei cardini della conduzione del sistema universitario e tale deve rimanere, così come accade in tutti i paesi in cui la ricerca e l'innovazione sono strumenti fondamentali di progresso e come tali sono oggetto di investimenti importanti in risorse umane ed economiche. Per essere efficace, la valutazione deve rimanere riferita ai soli parametri di qualità, non condizionati da obiettivi politici di redistribuzione delle risorse, che sono del tutto leciti, ma non devono inquinare le procedure di valutazione, possono essere applicati a valle. La valutazione deve rimanere terza rispetto al decisore politico ed essere affidata a un'agenzia indipendente, composta da pari, sono gli unici soggetti in grado di esprimere pareri competenti ed affidabili per poi consegnarli alla decisione politica e alle conseguenze che se ne vogliono trarre. Premesso questo, è comunque in certa misura sorprendente che l'attenzione riguardo al sistema universitario da parte del Ministero si sia rivolta alla valutazione come primo oggetto di interesse. È sorprendente perché le priorità vere appaiono essere altre. Riguardano aspetti altrettanto cruciali, è cruciale la valutazione, ma lo sono altrettanto la necessità di semplificazione, l'urgenza di una programmazione stabile e la disponibilità di risorse. Faccio un cenno a ciascuno di questi elementi. Rispetto alla semplificazione, come tutto il comparto pubblico, il nostro, quello universitario, è un sistema in cui il tempo che intercorre tra una decisione e i suoi effetti esecutivi è eccessivamente lungo, è innecessariamente lungo. Per interventi sull'edilizia, faccio un esempio, tra la decisione di un investimento e l'inizio dei lavori passano anni spesi in autorizzazioni, in progetti, in appalti, gare, ricorsi e quant'altro. Quello rispetto alla stabilità, quello universitario è un sistema nel quale l'accesso alle risorse dipende da parametri che variano costantemente, anno dopo anno, mai uguali a loro stessi, e nel quale le risorse, una volta acquisite, vengono rese disponibili di nuovo, anno dopo anno e spesso a fine esercizio, senza un orizzonte di medio-lungo termine che permetta una qualunque prospettiva fondata di programmazione. E in ultimo è un sistema per il quale le risorse continuano a essere inadeguate rispetto al livello di competitività che ci viene richiesto, che giustamente ci viene richiesto, ma che difficilmente riusciamo a raggiungere con risorse che non sono equiparate a quelle che vengono rese disponibili in altri sistemi. Io nel corso di questo intervento, che ormai si conclude, vi ho dato ampio conto degli investimenti che abbiamo effettuato e che abbiamo in programma. Possiamo dire con orgoglio che facciamo molto, ma allo stesso tempo vorremmo poter fare molto di più per offrire condizioni di studio e di lavoro ancora migliori. Abbiamo lanciato un'iniziativa per questo, il Development Office di Ateneo, per aumentare la nostra capacità di acquisire risorse. Vorremmo acquisire più risorse, vorremmo poter competere con le prime università del mondo perché non ci manca la qualità, mentre invece mancano, sono ancora insufficienti le condizioni per sfruttarne appieno il potenziale di quella qualità. Servono regole semplici e norme chiare, che rendano più agevole il compito di un'amministrazione che non è semplice. Serve un'autonomia di scelta e la possibilità di essere giudicati in base alla qualità dei risultati. Serve un piano di investimenti che sostenga un'azione, che possa essere in grado davvero di raggiungere obiettivi ambiziosi e in linea con i riferimenti europei e internazionali. Serve in ultimo credere nelle università e dare loro la fiducia che meritano. Noi crediamo di meritarla, per la qualità che ci è stata riconosciuta negli anni e per i risultati che abbiamo dimostrato di saper raggiungere. Meritano fiducia i nostri ricercatori e meritano fiducia i nostri docenti. Noi siamo pronti a investire nel futuro e auspichiamo che lo sia anche il Paese. Grazie.
Gentili ospiti, la cerimonia si sta per concludere. Vi chiediamo di alzarvi in piedi per la proclamazione. Beh, io avevo due parole sull'Europa, ma dopo quello che ho sentito non credo di poter eguagliare. Lo dico lo stesso, è brevissimo, perché cito un passaggio di un'occasione che ho vissuto recentemente. Il 27 gennaio scorso era il giorno della memoria e il presidente della comunità ebraica di Venezia ha fatto appello in quell'occasione alla Carta europea e ai principi che, come abbiamo sentito oggi, non sono stati realizzati in pieno, ma che hanno ispirato la costruzione dell'architettura europea di pace e di rispetto della diversità. Ecco, io mi unisco idealmente a quell'appello, quale componente dell'istituzione universitaria che da più di 1000 anni ha contribuito nei fatti a creare quel terreno di sapere e di cultura comuni che tutti auspichiamo possano essere i cardini di un nuovo corso dell'Unione Europea, che, come abbiamo sentito, è ampiamente è importante che prenda avvio. Ed è con questo spirito che dichiaro ufficialmente aperto l'anno accademico 2018-2019 dell'Università Ca' Fosca di Venezia, il 150° dalla fondazione. Oh,